Non è stata certamente una bella partita tra Nereto e Matese, che si dividono la posta in palio al termine di una gara avara di occasioni da ambo le parti. Però alla fine a recriminare la squadra di Del Grosso ad un passo dal gol vittoria nel finale con Boito. Primi 15 minuti di grande noia con le due squadre dedite a studiarsi, a rompere gli indugi, gli ospiti grazie ad un'azione personale di Fabiano. La mezzala con uno slalom riesce ad incunearsi in area di rigore, ma la conclusione trova solo l'esterno della rete, con Palermo comunque sulla traiettoria. Il Nereto tanto cuore all'occasionissima per sbloccarla al 32esimo. Azione che si sviluppa sul settore di destra, la sfera dopo alcuni tocchi di prima arriva a Boito che si aggiusta la sfera ma poi spara incredibilmente al lato con tutta la panchina già pronta a festeggiare il gol del vantaggio. Ad inizio ripresa si fa preferire il Matese, la squadra di Urbano prova ad alzare la pressione ma le occasioni come nella prima frazione scarseggiano. Prova anche a cambiare qualcosa il tecnico matesino, mandando in campo Langellotti a fargli spazio Iannetta. Al minuto 21 una potenziale occasione, la prima della ripresa, capita al Matese. Bella apertura di Ricciardi a liberare Tribelli, ma il suo tiro verso la porta viene salvato da Ferrini con una scivolata in ripiegamento. Per vedere la prima conclusione degli azzurri di casa bisogna aspettare la mezz'ora, quando Sant'Angelo approfitta dello spazio lasciato lì e di controbalzo indirizza verso la porta, sfera che però esce di poco. Sul capovolgimento di fronte, azione pericolosa di Langellotti, il numero 19 entra in area di rigore ma tarda la conclusione che arriva quando lo specchio della porta ormai è ben coperto da Palermo che chiude in corner. Fatica tantissimo il Nereto a portarsi in avanti, allora il Matese ci prova approfittando anche di un errore difensivo dei Vibratiani che porta al tiro il propositivo Langellotti, ma la sfera termina ad un soffio dalla traversa. Gli uomini di Del Grosso hanno bisogno di punti per muovere la classifica e a fine partito hanno due occasioni per portarsi a casa l'intera posta in palio. Al 43esimo ripartenza veloce dei padroni di casa dalla destra con la sfera che giunge rapidamente sulla sinistra dove Boito ha tutto il tempo per concludere verso la porta, ma il tiro termina addosso a Del giudice in uscita. Il Matese perde di lucidità e un errore in fase di impostazione spiana la strada ancora a Boito che dalla stessa mattonella si vede chiudere ancora lo specchio dal portiere ospite. Dopo 3 minuti di recupero si chiude anche la gara con un punto che certamente muove la classifica in casa Nereto, ma per lottare fino alla fine per la salvezza c'è bisogno di concretizzare le azioni create durante l'arco di una partita, mentre con il punto odierno il Matese resta appena fuori dalla zona play-out. Contro un'ottima squadra, sapevamo che era brillante, abbiamo cercato il primo tempo di contenere un attimino, alcuni ragazzi erano al debutto e quindi non erano ancora diciamo in clima partita, però il primo tempo io ho visto che noi abbiamo creato pure con Boito la palla gol nitida, quindi niente da dire, nessuna recriminazione. Noi abbiamo fatto una grande partita oggi, meritavamo sicuramente la vittoria come loro magari la meritavano all'andata. Noi conoscevamo le potenzialità di questa squadra e quindi sono contento e devo fare veramente un plauso ai miei ragazzi perché hanno dato tutto per vincere questa partita e daremo tutto per vincere anche le prossime. Poi se non ci riusciremo non succederà granché, quindi sono soddisfattissimo. Ragazzi, encomiabili. Al mercato abbiamo un ragazzo che domani cercheremo di inviare il tesseramento di Federico Tobler, un ragazzo che abbiamo preso dal Bangor City la settimana scorsa, è un difensore centrale, capitano del Bangor City, Serie A gallese, penso che ci potrà sicuramente dare una mano nel futuro, speriamo di renderlo arruolabile già dalla prossima partita, stiamo trattando un paio di under 2003, vediamo un attimino in questi 2-3 giorni se il mercato offre qualcosa che fa al nostro caso, ma io credo molto in quelli che ci sono qua. Sì, vabbè, noi partiamo sempre con l'obiettivo di tornare a casa con i 3 punti. Oggi è stata una partita un po' particolare anche per il campo, non permetteva tanto di giocare alla nostra squadra, però comunque è stata una partita equilibrata dove noi abbiamo avuto di più il pallino del gioco, però forse loro non hanno demeritato dal punto di vista delle occasioni perché in contropiede sono stati molto pericolosi. Alla lunga credo il pareggio sia giusto, ci prendiamo il punto e torniamo a casa e già pensiamo alla prossima. Sicuramente negli ultimi 30 metri non siamo stati molto incisivi come lo siamo di solito, però come ho detto già prima era molto difficile fare giocate pulite tecniche su un campo un po' proibitivo per le nostre qualità ma anche per le qualità del Nereto, perché poi è lo stesso campo sia per noi che per loro. Giustamente noi nella tre quarta abbiamo dei giocatori molto validi tecnicamente che sono andati un po' in difficoltà per le condizioni del terreno del gioco.